Gentili spettatori, benvenuti a questa puntata di Oval Beam, nella quale Luca e Daniela ci parleranno di, credo di rugby. Sì. Come ha detto il nostro Alfio Liotta, grande attore italiano, parleremo sì di rugby, ma anche di tutte le forme derivate, degli sport parenti del rugby, delle discipline che la parola rugby hanno preferito abbandonarla optando per quella originaria di football. Anche forme di rugby giocate con la palla rotonda, sembra un'eresia, ma non è mica un'eresia. Andremo a vedere come ci si allena, come si vive, come si fraternizza con gli avversari dopo la partita. Ascolteremo esperti, inesperti, campioni, principianti, curiosi e curiose. E daremo tanta enfasi e tanto spazio a chi ha voglia di iniziare a giocare in piena sicurezza. Avremo qualcuno che ci spiegherà i fondamentali di questo gioco e vedremo persone particolari, curiose per il modo di vivere o per il modo di giocare o per il modo di muoversi. Partendo da un grande campione di rugby union, l'unico al mondo capace di giocare a calcio peggio di Luca. Non è l'unico record di Brad Thorn, la seconda linea degli All Blacks, che nella vita precedente è stato un campione di rugby a 13 in un'altra nazione con un altro passaporto, quello australiano ovviamente. Una nota leggermente tecnica, non si spaventino gli amici nuovi, poi saremo molto più chiari. In genere il rugby league o a 13 passa al 15, campioni molto agili, molto veloci e non sopra i 2 metri. In questo caso vedremo che hanno passato un grande campione, ma non il massimo dell'agilità. Una seconda linea atipica, strana, Brad Thorn. Sì, è una seconda linea atipica perché... Perché ridi? Perché ridi? Perché è un giocatore sicuramente che appartiene al tipo di seconda linea diverso da me. Diciamo che sono seconde linee più propense al gioco aereo, più propense a un gioco più tecnico, e mentre un'altra categoria di seconde linee più fisico, che fanno un lavoro più di fatica, più di quantità, più difensivo, con caratteristiche diverse. È un grandissimo giocatore, qualsiasi giocatore che gioca così tante partite per così tanto tempo per una squadra come gli All Blacks non si può fare altro che prendere atto che è un giocatore di grandissima qualità. Lui inoltre viene da rugby a 13, per cui ha un modo di giocare, comunque anche una tecnica individuale che lo rendono dominante in ogni situazione di contatto. E credo che abbia portato tanto al gioco degli All Blacks, tanta concretezza, tanta fisicità. Sai, loro hanno sempre avuto seconde linee molto tecniche, molto agili, bravi nel gioco aereo. E in questo sono sempre stati maestri e con lui credo abbiano trovato un grande equilibrio. Però ecco, giocatori che hanno tante qualità come lui potrebbero giocare in qualsiasi squadra. Ho visto gambe più agili. E ne ho viste di legate a delle carrozzine. Ho visto delle gambe derise da chi le aveva perse. Ho visto qualcuno che rideva sopra le proprie gambe, sopra il proprio dolore, screanzati, spudorati, sgambati. Proprio a Christchurch, in Nuova Zelanda, a casa di Brad Thorn e degli All Blacks, il rugby in carrozzina è uno sport praticato e riverito. I All Blacks sono la nazionale di rugby in sedia a rotelle. Giocano con il pallone rotondo per un motivo tecnico, per poterlo palleggiare, per renderlo quindi rugbisticamente più rubabile. La parola deriva da wheel, ruote, e blacks, All Blacks. Quindi c'è la volontà sia di ridere sopra la propria disgrazia fisica che di essere dei nazionali a tutti gli effetti. L'Austria ha una nazionale bella e forte che ci ha ospitati e istruiti. E presi in giro quando non giocavamo sufficientemente bene, abbiamo tanto di immagini. In attesa di una nazionale italiana vi portiamo a vivere insieme questa esperienza di rugby. We'll be right back.
Fichissimo. Fichissimo, ragazzi. È una cosa. Sometimes people ask me when they see it on the television, rugby with a round ball. Personally, I don't think it's a problem because, like in rugby, you have to take the ball, bring the ball over the line. This is very rugby, very much rugby. This is very much rugby as well, the fact that you physically hit the opponent. You agree with this? This is rugby, right? Basketball, you don't. It's not allowed to put chair on chair. Yeah. Then it's a foul. In rugby, it's allowed to put your chair and to hold you. This is a foul, but this is no foul. Yeah, so it's physical. It's full contact. Full physical. Contact. Before, during the training, you've been hit and put over and out, and your reaction has been laughing. You started laughing about this. How do you comment yourself in this? Because it was a silly mistake. Because I'll just turn around and yeah. Is that funny? Silly. Yeah. Do you want me to throw you out now as well? Can I do this now? No, that's not. It's not like if I lift you now and throw you. No, it's safer. I don't do this now. It's okay. That's nice from you. Tito si è svegliato lì. Come avete visto, non abbiamo grossi problemi di ego quando ci sarà da andare in campo a sperimentare. Noi ci saremo in carne e ossa e figure da chiodi. E ne faremo tantissime, ve lo promettiamo. Ancora gambe. Le gambe dei batteristi sono molto importanti, poco viste nei concerti, ma sono molto utili per gestire la gran cassa e il Charleston. Adesso andiamo a parlare di Ian Paice, il batterista dei Deep Purple, quello di Highway Star, di Smoke on the Water, di Child in Time. Ha un grosso rimpianto non aver giocato a rugby. Perché? Perché il figlio James gioca, con i suoi infortuni disturba le vacanze del famosissimo padre. Nell'arco di Ovalbin sentiremo tantissimi rugbisti appassionati di rock, ma anche tantissime rock star che si appassionano al rugby o che addirittura l'hanno giocato. Noi ci saremmo accontentati di sentirlo suonare, ma poi in realtà lui e Luca si sono messi a chiacchierare e con Luigi Sartori, amico appassionato di rock, abbiamo cercato insomma di registrare in qualche modo questa chiacchierata. When we do Deep Purple shows, it's an amazing mixture of people. At the front, you've got 15-year-old kids. Then behind them, you get the 25-year-olds. Behind them, you get the 35-year-olds. Behind them, the 45-year-olds. And at the back, you get the 55, 60-year-olds. And you know the amazing thing is, when it comes to the exciting bits, they all react the same way. They all stand up, they all cheer. When it comes to the funny bits, they all laugh. All right. The generations make no difference at a rock and roll show. Everybody's come out for a party, and it doesn't matter how old you are. Party is party. I think if you're a kid and you play a game, you learn the little bits, then you get much closer to it. But when I was a kid, we never played rugby. National rugby is a beautiful game. The club rugby is a little harder to follow if you're not crazy about it. But the beauty of that many good guys on a pitch, then it's a great, it flows like football flows. It's so beautiful to watch. But club rugby, it's a little difficult for me. When my son was younger, when he was at college, he's not a huge guy, he's bigger than me, but that's difficult. Anyway, so his mother and I, we were on holiday down at our place in Spain, and we got this phone call from my son, and he was talking to his mother. He said, "Mum, we've been playing rugby." She said, "Yes." He said, "My nose is broken." She said, "Next plane home, we're going home." So
we've been on holiday 2 days, so we have to go home. And so she gets him to the doctor and gets it straightened out properly, and said, no more rugby. So that's it, no rugby. So everything is like, it moves on, you know? Life is like that. I never know what's going to happen next. I don't plan what I play. I have no preconceived idea about what will happen. I know how the song starts. I know how the song ends. What happens in the middle is for that moment. Yeah. You know, and that's the way I do it. So I never know what's going to happen. Chiude qui questo primo episodio, ma non la settimana di Oval Bean. Vi ricordo quindi gli approfondimenti venerdì, quello sulla wheelchair, mercoledì della prossima settimana invece quello su Ian Pais. Nel frattempo naturalmente potremo interagire attraverso il nostro sito. Nella prossima puntata esordiranno poi anche le pillole tecniche di Gianluca Veneziano, che con una squadra di giovani giocatori di cricket, sport che scopriremo essere imparentato con il rugby, ci insegnerà a passare il pallone. Ho capito, la puntata di Luca è già finita, ha perso la parola, non lo recuperiamo più. Io però lo conosco bene, imparerete a conoscerlo anche voi e so che ha qualcosa in mente. Ovviamente lo scopriremo insieme alla prossima puntata. Saluta almeno Luca, dai. È ora di salutarci, ma la settimana continua con gli approfondimenti. Le approfondamenti, gli affondamenti, boh.